Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parlo brevemente, senza essere eccessivamente tecnico, della prolattina, un ormone indispensabile nella donna per produrre il latte, da qui il suo nome, ma in effetti presente anche nell'uomo. Ancora non si sa ben precisamente il suo ruolo, ma comunque vi è un asse ormonale fatto di equilibri dove ogni ormone ha il suo ruolo e la sua funzione. La prolattina è prodotta dall'ipofisi anteriore, dall'adenoipofisi. E appunto abbiamo detto nella donna ha un suo ruolo principale, nell'uomo deve essere entro certi valori. Un aumento di prolattina può portare a problematiche nella sfera sessuale dell'uomo e le vedremo fra pochissimo. Quando viene naturalmente prodotta più prolattina nell'uomo? Ma forse nelle ore del sonno, come ad esempio il GH, e sicuramente dopo l'orgasmo. L'aumento di prolattina dopo l'orgasmo è quell'ormone responsabile del periodo refrattario, quella sensazione talvolta non piacevole ma non voluta di distacco un attimino nella coppia, specialmente l'uomo da parte della donna, che non è legato al fatto che è avvenuto il rapporto, non c'è più interesse, ma è proprio il rilascio di questa prolattina che aumenta il periodo refrattario. Anzi, cerchiamo di individuare nell'uomo che è affetto da problematiche, come ad esempio l'eiaculazione precoce, che non vi sia un aumento eccessivo di prolattina. Come ad esempio, riferimento al mio lavoro, talvolta la anorgasmia, la incapacità di raggiungere l'orgasmo, che diciamo sempre essere molto psicogena, può essere legata anche a bassi livelli di prolattina. Torniamo a noi. La prolattina aumenta talvolta, e qui è un po' finalizzato questo video, in persone sportive o meno, ma più che altro sportive, che fanno uso di steroidi e di ormoni anabolizzanti, di steroidi, ma specialmente i 19-NOR, perché essendo questi vicini alla molecola del progesterone, ci collega all'argomento che spesso gli estrogeni e il progesterone sono responsabili di aumento di prolattina. Ecco quindi che il bodybuilder, lo sportivo in generale, che non solo chi va in palestra assume queste molecole, assume dei 19-NOR, o anche il testosterone stesso che viene aromatizzato in estrogeno, ha quindi indirettamente per iperstimolo una produzione di prolattina in eccesso. La prolattina agisce con dei feedback e quindi in parte diciamo soffoca l'azione del testosterone e ha quindi un'azione inibitoria da un punto di vista prestazionale e anche su aspetti proprio dell'equilibrio ormonale che dobbiamo chiaramente considerare. Ogni ormone, quando troppo alto, è nemico del nostro equilibrio. Cosa fare allora in questo caso? Chiaramente, se non vi è intenzione di interrompere ciò che si sta facendo, è buona cosa cercare di ridurre i livelli di prolattina. Si può fare con un metabolita della vitamina D6, B6, il P5P, che ha un'azione proprio modulante e inibente il rilascio di dopamina, quindi in maniera più naturale, oppure talvolta a livello farmacologico con la gabercolina, andando a, diciamo così, inibire i recettori D2 della dopamina, un'inibizione di tipo stimolatorio, insomma, tutto sommato, senza entrare nei dettagli, sono degli agonisti di questi recettori a livello dei nostri organi endocrini, che sono a livello cerebrale. Ricordiamo che essenzialmente i due direttori di orchestra sono ipotalamo e ipofisi, ma vi sono poi altri centri regolatori, liberatori di ormoni. L'uso di questa molecola, della gabercolina, stimola il rilascio di dopamina che ha un'azione inibitoria nei confronti della prolattina. Quindi la gabercolina, nome commerciale Dostinex, spesso in bassissimi dosaggi, 0,5 mg 2 volte a settimana, permette il controllo della prolattina, ma assolutamente non facciamo l'automedicazione, questi sono solamente dei consigli, perché potrebbe essere che la persona ha un aumento di prolattina perché sta lavorando in maniera eccessiva l'ipofisi, ma perché in quel momento si sta formando un adenoma dell'ipofisi, quindi una patologia vera e propria. Quindi prima di dosare la prolattina e prendere il Dostinex o il P5P, sincerarsi che non vi siano patologie a livello ipofisario, con lo studio dell'ipofisi stessa, che può essere fatto sia considerando anche le altre molecole prodotte dall'ipofisi, l'LH e l'FSH, perché ad esempio una prolattina alta, FSH e LH soppressi fanno pensare che vi sia un adenoma che sta conquistando spazio, che produce prolattina e soffoca la produzione delle altre molecole, delle altre gonadotropine. E sicuramente un esame importante è la risonanza magnetica cerebrale con studio dell'ipofisi. Si richiede col mezzo di contrasto, permette di escludere
patologie ipofisarie e quindi poi concentrare la nostra attenzione essenzialmente sulla regolazione e cura della iperprolattinemia. È chiaro che in una persona che sta utilizzando steroidi, specialmente 19-NORRE, molto probabilmente l'aumento della prolattina è legato all'uso di queste sostanze. Per cui l'approccio è quello di rivolgersi a un endocrinologo andrologo esperto su questo argomento e cercare insieme un percorso terapeutico per rinormalizzare gli effetti della prolattina. Rimane sempre il consiglio di non usare sostanze anaboliche, sostanze anche che hanno anaboliche, androgene, che causano comunque un'alterazione del nostro equilibrio ormonale e di raggiungere i nostri obiettivi fisici sempre in maniera naturale. Però sono messaggi che si danno, ma sappiamo poi che nella realtà vi è un uso di anabolizzanti, per cui invece che nasconderci da questo argomento, affrontiamolo, conosciamolo e cerchiamo anche noi medici insieme alla persona di riequilibrare e riconquistare un equilibrio e un assetto ormonale. Con questo vi saluto, non vi dico ponete le domande che volete, ve lo dico, ma spesso preso da molti impegni non ho quella reattività immediata per rispondere e poi mi dispiace se qualcuno pone delle domande a cui io non rispondo. Vi chiedo scusa in anticipo, non è per non voler rispondere che non riesco a gestire tutti gli impegni lavorativi e social che faccio da solo perché mi piace, non perché non voglio coinvolgere altre persone, ma è la mia passione, insomma, quindi mi piace viverla personalmente, ma il tempo è quello che è. Vi saluto, vi ringrazio come sempre per la stima e la fiducia che mi dimostrate, rimango nei possibili dei modi a disposizione, auguro a tutti una buonissima giornata. Ci vediamo al prossimo video.